Allora, no, quello che abbiamo fatto prima è corretto, l'unica cosa è che le singolarità eventuali che dobbiamo ancora classificare sono due, perché c'è anche quella in 0. 2π greco i, 0 meno 2π greco i, quindi dentro il cerchio ce ne stanno due. Ora, in 0, se noi andiamo a sviluppare la funzione vicino a 0, come la possiamo sviluppare? Sopra è z per z quadro più 4 più 4, sotto è chi è coseno di 0? Coseno iperbolico di 0 è 1 più z quadro mezzi più z alla quarta quarti più termini di ordine superiore. Quindi quando vado a fare 1, devo fare questo meno 1 e cambiare segno, ok? Quindi qua mi viene meno z quadro mezzi più termini di ordine superiore. Sostanzialmente, quindi qua che cosa ho? Ho, vedete, il termine, se io metto meno z quadro mezzi in evidenza, lì mi rimane una funzione che tende a 1 in 0, che quindi è olomorfa e il reciproco tende pure a 1. Allora noi abbiamo una funzione che è olomorfa, tende a 1 per 4 π greco quadro, questo pezzo qua, e poi c'è questo pezzo qua davanti. Questo pezzo qua davanti è meno 2 su z, e poi quello che avanza è la funzione omorfa. Quindi la singolarità in 0 g è olomorfa in un intorno di. Ok, quindi sostanzialmente f è un polo del primo ordine. Rimane da vedere che succede a 2π greco i. Ok? Allora, ricordiamoci sempre che il coseno iperbolico di z è uguale a e alla z più e alla meno z fratto 2. Allora, andiamo a fare la sostituzione z uguale 2π greco i più w. Quindi coseno iperbolico di 2π greco i più w è uguale a e alla 2π greco i più w più e alla meno 2π greco i più w fratto 2. Ma siccome e alla 2π greco i e e alla meno 2π greco i fa 1, questo qua fa e alla w più e alla meno w fratto 2. Ok.
Quindi noi abbiamo che f di w più 2π greco i a quanto è uguale? Beh, a sto punto sotto mi, questo è il coseno iperbolico di w, quindi funziona come prima, e quindi qua mi viene meno w quadro mezzi più piccolo di w quadro. Però andiamo a vedere sopra. Sopra ho w più 2π greco i, che non mi dà problemi. Andiamo a vedere là. Z è 2π greco i più w. Z quadro è uguale al quadrato di questo, quindi mi fa meno 4π greco quadro più 4π greco i w più w quadro. E quindi qua devo scrivere meno, allora, meno 4 pi greco quadro più 4 pi greco, se ne, pi greco quadro se ne va. Qua devo scrivere 4 pi greco i w più w quadro. Ora quello che mi interessa al numeratore è il termine di ordine più basso, quindi abbiamo meno, no, più, no, meno, perché io dico meno, meno 8 pi greco quadro w doppio più o piccolo di doppio, e sotto abbiamo meno w doppio quadro mezzi più o piccolo di doppio, che significa che questa funzione vale circa, cioè vale 16 di greco quadro su w doppio più h di w doppio, dove h è omofono in un, cioè dovrebbe essere anche questo un polo del primo ordine. Eh sì. Se ho fatto bene i conti, sì. Perché qua, la, questa qua è una radice, questa qua si annulla in z uguale 2π greco i, no? Se ci mettete 2π greco i, però quella di sopra è una radice semplice, è uno zero semplice. Di sotto lo zero è doppio, perché diciamo lo sviluppo della funzione iniziava, questa funzione inizia con w quadro, la funzione denominatore c'è in, in 2π greco i, ricordatevi che siamo calcolando 2π greco i più w, allora quando ci metto w uguale a 0 questo si annulla, quindi c'è uno 0, ma non solo c'è uno 0, di che ordine è lo 0? È doppio, perché w va con lo, diciamo, il primo termine fa col quadrato di w. Quindi uno 0 semplice sopra fratto uno 0 doppio sotto mi dà un po' il primo ordine. E adesso devo andare a fare questa integrale. Questa integrale mi fa 2π greco i per i residui, per il residuo di f in 0 più il residuo di f nel punto π greco i. Quindi fa 2π greco i per quanto? Allora andiamo a vedere il residuo di f in 0. F in 0 allora qua ho sbagliato perché mi sono dimenticato il 4π greco quadro, quindi questo è meno 8π greco quadro. Meno 2 perché qua c'era z fratto z quadro, il 2 passava al numeratore,
Però ricordatevi che qua c'è la costante 4 pi che è uguale, la devo portare presso. Quindi qua mi viene meno 8 pi greco 4. E qua qual è il problema? Che qua mi viene più 16 pi greco 4. Perché quando vado a calcolare il termine, l'ho scritto qua, sì, 16 pi greco 4 su doppio, e il residuo, se vi ricordate, è c meno 1, quindi il termine, il coefficiente del termine di grado di ordine meno 1 nello sviluppo di Lorentz. E quindi 16 meno 8 fa 8, 8 per 2 pi greco fa 16 pi greco cubo per i. Andiamo a controllare se è fatto bene. Ok, il residuo di f in 0 è meno 8 pi greco 4, il residuo di f in 2 pi greco i è un altro che atti di Jordan, però o il piccolo e grande cerchio. Vediamo un po'. Cercavo una figura con un bel integrale. Vabbè, facciamo uno di questi qua, però non lo so. Allora, allora prendiamo gamma, allora prendiamo la funzione f di 0 e questa qua, f di z uguale z quadro fratto z quadro più 25 meno z quadro fratto z quadro più 9. Ok? Perfetto. Allora, dove la vogliamo integrare?
casomai facciamo un paio di esercizi di questi qua e poi per domani preparo quelli là sui lemmi di giorno. Allora, la vogliamo integrare su seguente cammino. Allora, io prendo la circonferenza di la semicirconferenza di raggio, allora vado da meno 10 a 10 sull'asse dell'ascissa, diciamo sull'asse dei numeri reali, e poi faccio la semicirconferenza di raggio 10, cammino percorre la semicirconferenza di raggio 10 immerso in ampio d'aria. Ok? Un po' male. Allora, voglio andare, allora, questo è gamma, e voglio andare a integrare lungo gamma f di z in z. Allora, dove stanno le singolarità? Facile, dove stanno le singolarità? Più o meno 3i, ne abbiamo 3i, 5i e poi ci sono meno 3i e meno 5i, perché sono gli z di questi denominatori. Allora, quindi io cosa devo scrivere? Questo qui è uguale a tutti i greco di volte per il residuo della mia f, dove? In 3i più il residuo di f nel 5i. Allora, come, cosa devo fare per calcolare il residuo? Cosa devo fare per calcolare il residuo di f nel punto, per esempio, 3? Devo fare il limite per z che tende a 3 di z meno 3 per f di z. Allora, questi residui sono poli semplici, che è uguale al limite per z che tende a 3i meno z meno 3i fratto z quadro più 9 per z quadro. Perché l'altro pezzo tende a 0? Perché quando z meno 3i tende a 0, questo pezzo in 3i non sa nulla, no? Cioè il denominatore non si annulla. Quindi questo pezzo va alla costante, la costante per 0 è 0. Invece dall'altra parte abbiamo 0 al numeratore e 0 al denominatore. Ma questo è uguale al limite per 0 che tende a 3i di meno z quadro fratto z più 3i. Che z più z quadro più 9 è z meno 3i per z più 3i. Z meno 3i si semplifica. Quindi questo viene, questo limite stavolta si calcola facilmente perché non ci sono più zeri. Il quadrato di 3i fa meno 9, col meno davanti fa 9, sotto viene 3i più 3i che fa 6i. Quindi questo fa 3 fratto 2i. Invece il residuo di f calcolato nel punto 5i, questo fa è il limite analogamente per z che tende a 5i di z meno 5i per z quadro fratto z quadro più 25. L'altro pezzo tende a 0, chiaramente.
Adesso qua vi viene, qua semplificate e viene z più 5i. Quando andate a sostituire z qua 5i, qua mi viene meno 25 fratto 10i. Quindi questi sono meno 5 fratto 2i. Allora, quindi qua vi viene 2 pi greco i fra per la somma di quei due residui 3 mezzi meno 5 mezzi fa meno 1 fratto i. Quindi i e i si semplifica, dovrebbe fare meno 2 pi greco. Andiamo per trovare. Ok. Andiamo a fare questo. Andiamo a fare, allora la funzione è questa qui, f di z uguale z per e alla 1 su z. Ok. Prima di tutto, dove ha singolarità? Solo in 0. Che tipo di singolarità ha? Essenziale. Essenziale, perché se vi ricordate e alla 1 su z, basta mettere 1 su z nello sviluppo, quindi questo qua è somma per n che va da 0 a infinito di z alla meno n. Se moltiplico per z non succede, scusate, meno n su n fattoriale, ovviamente questo sviluppo esponenziale. Quindi questo chi è? Scriviamo i termini, allora la singolarità rimane essenziale perché si shifta solo di uno. Scriviamo i termini andando verso le potenze negative. Allora, se n è uguale a 0, qua mi viene z. Se n è uguale a 1, mi viene più 1. Se n è uguale a 2, mi viene più 1 su 2z. Poi mi viene più 1 su 6z quadro. E le potenze vanno verso meno infinito. Ok? Quindi, una volta, questa è la serie di Laurent, la parte regolare è finita, cioè c'ha solo due termini. La parte regolare è questa. La parte singolare è tutta questa. Quant'è il residuo della funzione in z?
sta scritto. Chiedi un mezzo, perché c'è meno uno. È stato shiftato, no? Prima era uno, che era uno zero, ora è un mezzo. Moltiplicando per zero. Ok? Quindi vediamo se voleva sapere. L'unica singolarità ovviamente è 0. Va bene. Allora deve fare, vuole sapere un'integrale, vuole sapere l'integrale I con M uguale l'integrale lungo gamma di Z alla M per F di Z in D Z, dove il gamma è il centro metallico, dove gamma sì, è il centro metallico, gamma di T uguale A alla IT di appartenenza a quella. Allora, quanto fa questa integrale? Allora, non ho capito perché per motivo prima è z e poi z alla m, moltiplicato direttamente per z alla m più 1. Allora, se andiamo a calcolare il residuo di z alla m per f di z, ovviamente moltiplicando per z alla m non succede niente, cioè la singolarità rimane in 0 e rimane s. Secondo voi, se moltiplico per z alla m, quanto sarà il residuo di questa funzione nel punto 0? Allora, se m è uguale a 0 abbiamo detto che è un mezzo. Se m è uguale a 1 sarà un sesto. Se m è uguale a 2 sarà un ventiquattresimo, cioè sarà 1 fratto m più 2 è fatto reale. Quindi questo qua quanto fa? Dovrebbe fare 2 pi greco i fratto m più 2 fatto reale. Controlliamo. Ah, attento, vediamo un po'. Ah, però m intero. Quindi questo vale per m appartenente a 0. Io pensavo per m appartenente a 0. Allora, questo quando vale? Vale se m è maggiore o uguale di meno 2. Ok? Se m è minore o uguale di meno 3, che succede? L'integrale la singolarità essenziale rimane, soltanto che è troppo, diciamo il termine con un 1 su 0 non ci sta, e quindi l'integrale fa 0 su 0. Vale 0 per m minore uguale di 3, poi vale 2 pi greco i per m uguale a meno 2 e meno 1, ma fa niente, va bene la stessa forma. Se ci metto meno 2, 0 fatto reale fa 1, se ci metto meno 1, 1 fatto reale fa 1, quindi non serviva fare altri. Va bene così. Ok. Andiamo a vedere quest'altro.
Allora. Andiamo a fare questo. Andiamo a fare. F di z uguale e alla z fratto e alla 2z più 4. Allora, andiamo a considerare un rettangolo R, chiamiamolo pi che è meglio, se no R è un rettangolo, uguale l'insieme delle z uguale x più y, tali che x è compreso tra 0 e 2 e y è compreso tra 0 e pi greco. Allora, 0, 2, 0, pi greco. Questo è pi. Allora, vediamo un po', andiamo a vedere singolarità e residui di R. Allora, praticamente dobbiamo andare a risolvere e alla 2z uguale 4, uguale meno 4. Quindi qua viene 2z uguale log di meno 4. E chi è? Allora, se vi ricordate, e alla y greco fa meno 1. Se io faccio e alla y greco più il logaritmo, diciamo, quello in base di quello dei numeri reali, 4, questo fa meno 4, ln, chiamiamo ln, così si distingue. Allora, chi è questo qui? È ln di 4 più y greco più i per 2k pi greco, quindi 2k più 1 pi greco al variante di k appartenente. Questo è 2z però, quindi z appartiene a quale insieme? Appartiene qua, lo scrivo uguale. Lo scrivo uguale perché log è una funzione politica, no? C'ha più valore. E quindi z chi è? È un mezzo logaritmo 4 più i volte per 2k più 1 e pi greco mezzi al variare di k appartenente a 3. Allora, un mezzo logaritmo 4 ci sta in e minore di 2, perché logaritmo naturale di 4 è
mezzo logaritmo 4 e logaritmo 2 in realtà. Allora, logaritmo 2 è 0,7 e però qua devo aggiungere dei multipli di i. Allora, attenzione, vedete, se k è uguale a meno 1, questo è negativo, quindi vado a finire su di sotto, esco fuori. Se k è uguale a 0, logaritmo 2 più i per pi greco mezzi, pi greco mezzi è 1,57 rotti, siamo a metà. E poi ci sta più 3 pi greco mezzi, esce fuori. Quindi, per quello che mi risulta, dovrebbe essere soltanto una singolarità, quindi quella che va a finire lì. Quindi il punto 0,0 uguale logaritmo 2 più i pi greco mezzi. Adesso io devo andare a fare lo sviluppo della mia funzione f di e no e di logaritmo 2 più i pi greco mezzi più 2. Allora, sopra quanto viene? Allora, viene e alla logaritmo 2 che fa 2 per e alla i pi greco mezzi e alla i pi greco mezzi fa i, quindi viene 2i per e alla 2. Sottoviene meno 4 per e alla 2 più 2, perché stavolta devo moltiplicare per 2, quindi viene 4 per e alla i pi greco fa meno 1, quindi viene meno 4 per 8. Quindi qua mi viene 2i per 1 più w più, tanto qua mi serve solo la costante. Sotto invece viene meno 4 che se ne va con 4, poi mi viene meno 8 W più e alla 2 W è uguale a 1 più 2 W più 2 W quadro più, quando moltiplico per meno 4 fa meno 4 che se ne va con questo, poi meno 8 W meno 8 W quadro. Sono altri pezzi, più altri pezzi. Ora è chiaro che qua inizia con un termine di ordine 0, qua inizia con un termine di ordine 1, il rapporto è un po' lo semplice e il residuo di f nel punto 0,0 quant'è? È meno i 4 2 su 8 fa 4, i fratto meno 1 fa meno i, meno i 4. E quindi se io voglio andare a fare l'integrale lungo questo circuito orientato positivamente, integrale lungo, chiamiamolo dt più
di f di z in dz quanto farà? 2π greco O per il residuo, 2π greco I per meno I fa 2π greco quarti, fa π greco mezzo. Sempre ovviamente applicando il teorema dei residui. Adesso un altro esercizio non ce la facciamo a fare, mancano 3 minuti. Vi voglio dire solo una cosa. Che succede? Prendiamo due funzioni olomorfe. Stiamo riempitivo da 3 minuti. Supponiamo che io ho due funzioni olomorfe. Allora, so che entrambe sono sviluppate in serie di Taylor. Potrei mettere di centro z0, ma metto di centro nell'origine per non complicare ulteriormente la cosa. Allora, questa c'ha raggio di convergenza R1 e poi c'ho g di z e questa c'ha raggio di convergenza R2. Allora, se vado a fare il prodotto, cosa posso dire? Che questa è sviluppabile pure lei in serie di Taylor. Il raggio di convergenza innanzitutto secondo voi qual è? Il più piccolo dei due, perché devono convergere tutti e due, no? Il raggio di convergenza sarà R. Allora R è uguale al minimo tra R1 e R1. E invece cosa posso dire? Che relazione c'è tra C con N, A con N e B con N? No, assolutamente no. In realtà C con N non è altro che la somma per K che va da 0 a N di A con K per B con N meno K. Lo puoi vedere subito. In realtà, guarda, fate così. Allora tu qua c'hai 1, diciamo, c'hai A con 0 più A con 1 Z più A con 2 Z quadro. Qua c'hai B con 0 più B con 1 Z più B con 2 Z quadro. Quando vai a fare il prodotto? Il primo termine è A con 0 B con 0. Quando vai a fare il prodotto, i termini di ordine 1 devi fare A con 0 B con 1 più A con 1 B con 0. E i termini di ordine 2 devi fare A con 0 B con 2 più A con 1 B con 1 più A con 2 B con 0. In realtà questa non è proprio perfetta come dimostrazione, però tu come fai? Ricavare C con N come si può fare? Si può fare la derivata ennesima di questo e poi devi dividere per n fattoriale. Quando ti vai a fare la derivata ennesima con la regola di derivazione del prodotto, uguagliando con, ricordandosi chi sono le derivate di quegli altri, trovi subito quella formula. Questo qua si chiama prodotto, quando tu fai il prodotto di due serie in questo modo, prendendo questo coefficiente, il prodotto secondo Cauchy corrisponde a fare il prodotto delle due funzioni. Potete staccare.